Dato la vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare. Siamo pronti, possiamo partire con la presentazione delle miss. Io raggiungo i lati qui del... Allora, la prima miss in gara è la numero 50, lei è Valentina Piglieri. Turning tables under your thumb, I can't.
turning table. Stefania Noguera. Ed ora Alice Cooper. È la volta di Tiziana Crivello. Ed ora Melania Dauria. Proscenio per Sara Ruca. Ed ora Clédissa Mamutai. Delle Miss in gara Stephanie Monaco.
adorerò me. Ed ora Jessica Musumeci. Ed ora fuori concorso, ovviamente, Valentina Ioculano, Miss Porto d'Italia 2011. Ancora fuori concorso Valeria Tripodi, Miss Sorriso 2011. Finalista nazionale, la Miss d'Italia, la Miss Sanremo, che parteciperà alla finale nazionale che si terrà ad Ascoli il 9 di settembre 2012, è la numero, ragazzi, voi loro sorridono perché già le avete fatte di selezioni, con questa tensione. Io intanto volevo ringraziarvi tutte, volevo dirvi che comunque partecipare con coraggio ad una manifestazione come questa è sempre un motivo, un'esperienza, quindi prendetela come tale. Ci saranno altre selezioni e potrete farne ancora e avere altre opportunità. Mi raccomando, in bocca al lupo. E allora a me l'onere di leggere la vincitrice, anzi lo facciamo fare ad Anastasio, lo faccio io, e va bene, la numero, è la Miss Sanremo, la numero 57, Melania Dauria, o Dauria, Melania Dauria, l'ho sbagliato, ma comunque ho sbagliato il cognome, da me stessa accade, ha portato bene, complimenti. Questa è la fascia che viene consegnata da Anastasio Chini. Complimenti, goditi questo applauso e adesso facciamo due battute. Non te l'aspettavi. No, mi sono da sorpreso, non me l'aspettavo, una bella sorpresa. Grazie davvero. È la prima volta che partecipi ad un concorso di bellezza. Ho già partecipato però a livello di campano, quindi non ho fatto nulla di nazionale. E quindi è una grandissima opportunità. In bocca al lupo. Grazie. Bene, ed ora no, stai qui con noi, perché alla mia destra, anzi vieni qui alla mia sinistra, in maniera tale. Mi raccomando, non naufragare come schettino. No, è l'inchino che ti potrebbe fregare, però non preoccuparti, come sempre. Allora, torniamo a noi, le battute le lasciamo dopo. Allora, il mister d'Italia, mister Sanremo, che parteciperà alla finale nazionale, che viene premiato da Anna Patania, moglie di Franco Bucinà, patron del concorso, e numero 65, Salvo Torrisi. Complimenti anche al primo mister del 2012, Salvo. Salvo, una battuta anche per te, tu sei di Catania. Di Catania, sei arrivato da Catania. Grande Sicilia.
quindi sei qui da qualche giorno, da martedì. Da martedì, quanti anni hai? 23, giovanissimo. Cosa ti aspetti da questa opportunità? Credo sicuramente sia una bella esperienza che farò con tutti i ragazzi, i miei coetanei o meno, alla finale nazionale. Bene, facciamo un grande in bocca al lupo a Salvo Torrisi e Melania Dauria. Io ringrazio tutti voi, ringrazio le ragazze, ringrazio tutti coloro che hanno assistito sino a questo momento. Speriamo, anzi spero vivamente di non avervi annoiato. Grazie ad Angela Licata, grazie a Loredana, sua sorella, grazie a Cinzia, Anna, Franco, grazie a tutti in distrettamente. E chi le guida? Grazie a Giovanni. Grazie a Giovanni, poi lo diciamo dopo. Grazie anche a Lucia Bagnolo, che ci ha onorato della sua presenza stasera. Grazie ragazzi, e quindi ci vediamo in finale. Allora fermatevi per le foto di rito, perché per la stampa abbiamo bisogno delle foto. Grazie. Aspetta, mi stanno chiamando, aspetta, adoro, io sono qua così. Vai, eccoci.